apro a caso, e me lo scrivo. Tetto al contante. Allora, con la manovra finanziaria il governo aumenta la possibilità di utilizzare il denaro contante da 1.000 a 5.000 euro. Fino a ieri tu potevi pagare in contanti massimo 1.000 euro, oggi puoi pagare in contanti massimo 5.000 euro. Su questo moltissime domande ho letto, il concetto più o meno è sempre lo stesso, perché avete aumentato il tetto al contante e soprattutto se una scelta del genere non rischi di aumentare l'evasione fiscale. Allora, abbiamo aumentato il tetto al contante banalmente perché il tetto al contante sfavorisce la nostra economia e crea problemi alla nostra economia perché noi siamo in un mercato europeo e in un mercato europeo un tetto al contante ha un senso solamente se ce lo hanno tutti. Mentre in Europa esistono diversi tetti al contante e molte nazioni che non hanno un tetto al contante. Guardate un po', la Germania, nazione non famosa nel mondo per i suoi tassi sull'evasione fiscale, non ha un tetto al contante. L'Austria, che confina con l'Italia, non ha un tetto al contante. Questo significa che ovviamente chi ha contanti da spendere, magari stranieri, preferisce andarlo a fare in altre nazioni perché in Italia non si può fare. Dopodiché, sul tema dell'evasione fiscale, anche questo purtroppo è tragicamente smentito dai numeri. Un'impresa ha fatto uno studio e ci dice che negli ultimi 10 anni l'anno nel quale il tasso di evasione fiscale è stato più basso è il 2010. Qual era il tetto al contante nel 2010? 5.000 euro. Cioè è falso che la possibilità di utilizzare moneta contante favorisca l'evasione fiscale. In primo luogo perché, come dice bene la Guardia di Finanza, che infatti dice di non essere preoccupata dall'aumento del tetto al contante, uno che vuole evadere, evade comunque. Ma soprattutto perché, per paradosso, più è basso il tetto al contante e più si rischia evasione. Perché siccome i contanti io posso averli, per mille ragioni, magari tenevo dei contanti in casa, magari un amico mi ha restituito un prestito che gli avevo fatto, per mille ragioni io posso avere dei contanti. Se non li posso spendere, quei contanti legalmente, tenderò a farlo in nero. Per cui più abbassi il tetto al contante, più favorisci l'evasione, più fai salire il tetto al contante, meno favorisci l'evasione.